questo salotto il nostro studio. Cioè noi, come dire, la parte meramente pratica è una parte secondaria quando già il lavoro è nato, quindi poi si deve realizzare, certo, si deve fare, però è qui che nasce, quindi attraverso la discussione. E quindi... Quindi trova un suo ruolo anche nella presentazione. Questo è come se avessimo l'esigenza di presentare, oltre che il lavoro, anche la nostra discussione. In parte questi lavori hanno dei legami tra di loro. Ad esempio, Monumento al futuro è un lavoro che ha come coerenza con i lavori precedenti il concetto di tempo, cioè usa il tempo come strumento espressivo, diciamo, lo aggiunge a tutta una serie di riflessioni che sono legate al paesaggio, alle riflessioni del paesaggio contemporaneo, o anche a certe riflessioni che avevamo fatto noi sulle teorie di Bauman sulla società liquida, perché un po' in parte abbiamo trovato che in quello che si sta dicendo oggi sul paesaggio c'è molto interesse da parte nostra, insomma, questo concepire lo spazio come un elemento di trasformazione dove l'uomo entra in maniera integrante. E in parte ovviamente noi come artisti ci chiediamo come si possa costruire un monumento oggi. Cioè se tutto è liquido e se dall'altra parte un monumento è la solidificazione di un valore, allora è possibile che l'artista oggi crei il monumento? Secondo noi, e questo è il concetto di monumento al futuro, sì, se assume proprio il concetto di trasformazione come valore della nostra contemporaneità. E quindi abbiamo preso questo cumulo di terra a cono e su questo abbiamo messo un albero di melo selvatico. Piantato. Sì. L'abbiamo piantato. Giovane. E inizia ad avere una propria identità perché le radici dell'albero strutturano, cioè armano, proprio danno una struttura al basamento. E siccome il basamento è un elemento fondamentale nel linguaggio del monumento, fino a quando le radici non superano il basamento e si riattaccano con la terra. E questa è una metafora di come effettivamente poi l'arte, i monumenti, l'arte nello spazio pubblico abbia una relazione, cioè compone il mondo che stiamo vivendo, perché appunto si unisce, perché ne entra a fare parte. Il frutto, quando è maturo, cade e si allontana, come le idee sostanzialmente. Da una parte un po' questa cosa nasceva perché ci siamo interessati a tutte le teorie di Gilles Clément e in particolare in questo caso a quello che lui definisce vagabondaggio, che è una dinamica proprio della natura, delle interazioni, quindi c'era un collegamento simbolico, e dall'altra parte questo era invece proprio legato allo spazio, cioè lo spazio, quando crescerà questo bosco, perché quindi il nostro lavoro non è soltanto la cosa, ma è anche quello che verrà dopo, quando avrà una struttura che soltanto il tempo permette di leggere e comprenderla. Oggi noi ci relazioniamo ad uno spazio nuovo, che comunque è questo spazio che è veicolato da tutti questi strumenti, tablet, iPhone, eccetera, eccetera, ma anche i nuovi personal computer stanno sempre più implementando questo nuovo modo di navigare all'interno dello spazio virtuale. A noi questa cosa ci affascina molto perché si stanno, diciamo, immettendo delle nuove gestualità nella nostra contemporaneità. Allora noi abbiamo voluto usare questo elemento molto primordiale, cioè la grafite, e ripetere su dei comunissimi fogli di carta questi gesti, che comunque sono tutti dei gesti che riconducono a un rapporto che tu hai con questo spazio virtuale. Sono fondamentalmente la rotazione, l'ingrandimento, scorrere. È un po' un modo per astrarli, per fermarli, per fissarli su di un supporto che comunque è anche un po' il suo negativo, cioè la carta e la grafite, qualcosa di completamente diverso da uno schermo tecnologico.
cioè non ci affascina tanto la tecnologia di per sé, ma quanto questo nella nostra vita quotidiana poi influisce. Cambia proprio il modo con cui tu ti relazioni a questi nuovi spazi. Questa nuova gestualità, cioè come ti dicevo prima, noi la stiamo sempre più respirando, assimilando. Sono dei cieli in diretta, presi su diversi meridiani, tu contemporaneamente vedi un cielo che può essere in Asia, poi in Australia, così, e fai questa, insomma, è cromatica, questa linea cromatica di cieli in diretta che vengono presi tramite l'iPhone e internet. Sta cambiando un pochettino appunto questo approccio con la società, diventa più intimo. Quello spazio ci dava degli input, no? Che noi decodificavamo in maniera immediata e sapevamo subito che ci dava quell'impressione. Quindi era, cioè, noi avevamo una risposta rapida, e infatti il lavoro per noi si chiama quick response, legato al QR code. Quick response significa risposta rapida, QR code è codice di risposta rapida, e che per noi è anche un modo in cui lavora l'arte con le persone. E allora che cosa abbiamo fatto? Ci siamo accorti che c'è una somiglianza straordinaria. Cioè abbiamo capito dopo. Perché ci siamo ritrovati, non si sa per caso, ci siamo ritrovati nella chiesa di San Miniato al Monte a Firenze. Ci siamo resi conto che effettivamente le proporzioni di quello spazio sono quasi identiche proporzionalmente alla pianta dell'X3. Il lavoro è andato dritto per questa direzione, lavorando un po' su diciamo la duplicità, che i contenitori fossero anche contenuti, quindi che i codici fossero anche significati. Abbiamo preso la pianta di San Miniato e lavorato su l'elemento più interessante di collegare, quello che ovviamente per noi era più interessante, che è il mosaico a terra dello zodiaco, che ovviamente anche quello è un codice. Era un po' un elemento che a noi interessava perché era capace di connettere l'uomo con qualcosa proprio di lontano, cioè l'astrologia. Allora, dopo diverse discussioni, abbiamo scelto di utilizzare dei linguaggi proprio elementari. Quindi abbiamo sovrapposto le piante, no? E nella stessa posizione in cui a San Miniato è il mosaico dello zodiaco, noi abbiamo messo un QR code, fatto però di mosaico. Mosaico perché è quasi una metafora proprio del codice, cioè di una cosa fatta di piccole parti che però si possono disassemblare e riassemblare in un altro modo e hanno un altro significato, come le lettere e le parole. Abbiamo scelto di recintare questo spazio con le stesse dimensioni con cui è recintata la zona centrale della... La navata centrale di San Miniato. La navata centrale di San Miniato. Questi cordoni rossi. Cioè, dove io trovo il cordone, so che dentro c'è qualcosa da guardare, ma il cordone nel nostro lavoro era già un contenuto, fino ad arrivare a guardare il mosaico, che è un mosaico, no? Che quindi è, come dire, un contenuto, ma è anche contenitore di un messaggio. E la sala grande, l'X3, diventava una sorta di scatole cinesi, tutte giocate tra il contenuto e il contenitore.